Cominciamo, prendiamo coscienza del corpo fisico, piedi paralleli alla larghezza del bacino, rilassate le braccia lungo i fianchi, rilassate le spalle, chiudiamo gli occhi, ci interiorizziamo, realizziamo la presa della coscienza sul corpo fisico, interiorizziamo la propria coscienza e cerchiamo di guardarci da dentro, ignorando il mondo esterno. Eliminiamo i pensieri secondari, ossessivi, negativi e qualsiasi altra preoccupazione dalla mente. Creiamo interiormente uno stato di pace, tranquillità, serenità, quiete, calma profonda. Entriamo in risonanza con le energie benefiche dell'universo, aspiriamo verso tutto quello che è bello, buono, grande, universale e macrocosmico. Seguiamo il ritmo naturale del respiro per un attimo, in modo che la mente si calmi ancora di più e noi riusciamo a vivere il momento presente. Bene, siamo presenti nel qui ed ora, fate un bel respiro e cominciamo con le rotazioni della testa. Abbassiamo la testa in avanti, e cominciamo a girarla lentamente verso la spalla destra. Realizziamo la rotazione completa della testa. Lasciamo cadere all'indietro la testa con tutto il suo peso. Continuiamo la rotazione lentamente, molto lentamente, controllato, in modo da percepire ogni singolo muscolo. E si estende. Poi si ristringe mano a mano che giriamo la testa. Chiudiamo gli occhi e focalizziamo la nostra attenzione sul movimento. Realizziamo le ultime due rotazioni verso la spalla destra, sempre senza fretta, lentamente. Ci fermiamo poi con gli occhi chiusi, inspiro dal naso, espiro dal naso. La mente si calma ancora di più. Realizziamo lo stesso esercizio dalla parte opposta, abbassiamo la testa in avanti, la giriamo verso la spalla sinistra, sempre lentamente, senza fretta. Equilibriamo le energie bipolari yin yang a livello di diffusa chakra, il centro sottile energetico che viene proiettato alla base della gola. Se vi concentrate potete percepire sensazione di calore alla base della gola, dove viene situato Vishuddha Chakra. Se questo succede significa che si attiva questo centro di forza realizzando le rotazioni della testa in modo controllato.
Molto bene, ci fermiamo con gli occhi chiusi, un bel respiro. Abbiamo perso col rado e il fiore. Bene, realizziamo i movimenti bruschi della testa. Realizziamo quindi due volte a sinistra, due volte a destra. Mi fermo, porto la testa due volte indietro, oblico verso la spalla sinistra. Cambio e porto due volte indietro, oblico verso la destra e due indietro. Lo conoscete ormai tutti. Iniziamo. I movimenti si realizzano in successione rapida e bruscamente. Se non ci sono problemi a livello cervicale, zona della testa o proprio oculare. Realizzate l'ultima serie di 10 rotazioni e ci fermiamo con gli occhi chiusi facendo di nuovo un bel respiro. Espiro. Rimango con gli occhi chiusi e realizzo il movimento del pendolo. Cominciamo lentamente. Lasciamo la testa libera. A mano che i muscoli del collo si riscaldano, aumentiamo gradualmente la velocità. Come già conoscete, lo sguardo interiore viene orientato in un leggero strabismo convergente in ascia chakra e il centro centrale, situato tra le sopracciglia. Focalizzate l'attenzione sul movimento. Portate il vostro corpo non scartato di collo. Ve la sentite, aumentate la velocità, non realizzate. Fermiamo, inspiro, espiro. Abbiamo riscaldato la zona cervicale, riscaldiamo la colonna, alziamo alternativamente le spalle in modo dinamico, più solleviamo le spalle meglio riscaldiamo la colonna. Siamo ritornati anche con rado e fiore, ogni tanto vi perdo, si scollega. Ci fermiamo, un altro bel respiro. Bene, abbiamo riscaldato la colonna, la allunghiamo attraverso l'ultimo esercizio di riscaldamento. Divaricate le gambe a circa un metro con i piedi paralleli tra di loro, solleviamo le braccia, inspiriamo, tratteniamo l'aria per un po'. Espiriamo con forza dalla bocca mentre ci piegiamo in avanti. E rilassiamo tutto, la testa, rilasso le spalle, le braccia, la muscolatura intorno alla colonna vertebrale, la muscolatura addominale. Svuoto bene i polmoni, inspiro, mi alzo lentamente controllato, inspiro dal naso, rimango in apnea, appoggio le mani all'angolo tra le cosce e il bacino, spingo con forza sulle cosce per stirare la colonna, rimanendo in apnea. Mi alzo e espiro dalla bocca. Respirate normalmente una o due volte e altre due esecuzioni, ognuno per conto suo, con i vostri propri ritmi, visto che conoscete l'esercizio. Altre due. Dai Fede, ti sei bloccato o... Ah. Non mi senti, Federico, mi senti? Ok, è perché ho visto che non... Ok, ognuno per conto suo.
Se avete finalizzato l'ultima esibizione, avvicinate i piedi, fate un bel respiro. Rimaniamo con i piedi divaricati quanto è il bacino, ci prepariamo per la postura dell'albero Utkatasana. Uniamo le mani davanti al torace, inspiro, in uno slancio interiore verso l'alto, sollevo le braccia, porto le braccia perfettamente tese vicino alle orecchie, non sollevo le spalle, spalle basse, le braccia sono perfettamente tese, le dita delle mani e i palmi delle mani sono rilassate. Contraiamo tutto il pavimento pelvico, contraiamo i glutei, i quadricipiti, tutta la parte bassa del corpo è contratta. In questo modo la colonna si raddrizza e rafforziamo i muscoli dei glutei, del pavimento pelvico, muscoli delle gambe. Quindi contraiamo tutto cominciando dalla parte bassa. Manteniamo la contrazione per tutta la durata dell'esercizio. Chiudiamo gli occhi, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro, rimaniamo immobili in Utkatasana per la durata di 5 respirazioni, solo dal naso, si inspira e si espira lentamente dal naso. Andiamo ancora 4. Bene, apriamo il braccio destro a livello della spalla, il palmo della mano sinistra davanti al torace. Ci prepariamo per la postura della ruota lombare, Katichakrasana. Allungate bene le braccia prima e le mantenete lì. Non tenete il gomito stretto, aprite e allungate le braccia. Inspiro da ferma, espiro, ruoto a destra senza ruotare il bacino, solo la parte superiore del corpo, la testa, ruotano bene a destra. Chiudo gli occhi, lo sguardo interiore segue il movimento di rotazione, rimango immobile per 5 respirazioni. Torno nell'albero in Utkatasana con le braccia sollevate, inspiro, espirando cambio il braccio, il sinistro si apre, il destro scende. Marisa solleva il gomito, apriamo di nuovo bene le braccia, inspiro, espiro, ruoto a sinistra, sempre lentamente, il bacino non si muove, quindi non ruoto tutto il corpo, il bacino rimane orientato in avanti, e ruoto dalla zona lombare. Immaginate che tirate una freccia con le braccia che sono perfettamente tese, non lasciatele molle. 5 respirazioni da questo. Percepire che i palmi delle mani sono ben energizzate, quindi scendiamo le braccia ma non tocchiamo le mani tra di loro, lasciamo le braccia rilassate lungo i fianchi, fate un bel respiro. Avendo le mani ben energizzate realizziamo il palmi, streghiamo rapidamente i palmi delle mani una contro l'altra, creiamo energia. Quando sentite calore, realizzate una forma concava con le mani, poggiando le dita delle mani sulla fronte e i palmi delle mani sugli zigomi. Chiudete gli occhi per 3/4 o completamente, come preferite.
sentite l'energia che proviene dalle mani, che penetra a livello dei globi oculari energizzandoli. È un esercizio che aiuta molto per defaticare la vista. Quando l'energia si perde, di nuovo streghiamo rapidamente le mani una contro l'altra. Chiudiamo gli occhi, mettiamo gli occhi al riparo dalla luce. Rilassiamo le braccia, inspiro, espiro. Notiamo la forte energizzazione delle braccia e l'energizzazione dei globi oculari. Questo esercizio migliora la vista, quindi lo potete fare anche a casa. Ci prepariamo per la postura della sedia ruotata, uniamo i piedi. Congiungiamo di nuovo le mani davanti al petto, solleviamo i gomiti, inspiro, espiro, fletto le ginocchia, vado in avanti e ruoto a destra, agganciando il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Premo le mani una contro l'altra in modo che il gomito mi spinge il ginocchio mentre ruoto bene a destra. In questo modo realizzo una bella torsione della colonna. Guardo in alto se riesco, guardo il soffitto e rimango per 5 respirazioni. Rilasso, inspiro, mi alzo lentamente contro il lato, srotolo la colonna gradualmente, respiro, un bel respiro e realizziamo dalla parte opposta. Di nuovo le mani unite, i gomiti sollevati, aperti, inspiro, espiro, fletto le ginocchia, scendo in avanti, avvicino l'addome alle cosce, ruoto a sinistra, aggancio il gomito all'esterno del ginocchio, premo le mani una contro l'altra, inspiro la ferma, ispirando, ruoto. Rimango immobile. Respirazione. Rilasso, srotolo la colonna lentamente, mi alzo, inspiro, espiro, divarico le gambe leggermente alla larghezza del bacino, mi preparo per la sedia, sollevo le braccia a livello delle spalle, i palmi sono orientati verso basso, inspiro, mi sollevo sulle punte, espiro, fletto le ginocchia, non piego il tronco in avanti, scendo lentamente fino a quando sento che lavorano i quadricipiti, poi mi fermo e rimango immobile. Se non riuscite a sollevarvi sulle punte, rimanete sull'intera pianta dei piedi. Fiore, non divaricare le ginocchia. Le ginocchia sono parallele tra di loro. Parti con i piedi al suolo. Ok, i piedi paralleli tra di loro. Brava, sì, rimane immobile. Inspiro ed espiro, penso che sono passate 5 respirazioni. Inspiro, mi alzo, espiro, scendo, rilasso. Ruoto un po' le spalle, faccio un bel respiro.
e realizzo Shiva Balasana, la postura della sedia, anche l'altra variante, rimanendo sull'intera pianta dei piedi, con le braccia distese in avanti, ma con le mani ruotate verso il soffitto. Inspiro ed espirando, scendo di nuovo, senza flettere il corpo. Scendo solo per allungare le caviglie con la colonna dritta. Le braccia si distendono perfettamente tese. Mantengo la testa in prolungamento alla colonna, 5 respirazioni da adesso. Chiudo gli occhi, mi concentro sul respiro. Inspiro, mi alzo, inspiro, rilasso le braccia lungo i fianchi, faccio un bel respiro. Ci prepariamo per la postura delle mani ai piedi, avviciniamo i piedi a circa 10 cm, ci pieghiamo in avanti e molleggiamo per un po' per riscaldare la colonna, visto che non l'abbiamo riscaldata prima. Potete portare i palmi delle mani anche ai lati dei piedi, in avanti e dalla parte opposta continuando a molleggiare. Senza molleggiare il vuoto da una parte all'altra. Continuo a molleggiare per un po' e assicuro che i miei piedi sono distanziati a circa 10 cm. E mi fermo, afferro poi le dita dei piedi con le dita delle mani, lasciando tutto rilassato, le gambe sono perfettamente tese, ma tutto il corpo è rilassato, cominciando dalla testa che è libera, le spalle, le braccia, la muscolatura intorno alla colonna vertebrale, tutto completamente rilassato per allungare la colonna. Chiudiamo gli occhi, ci concentriamo sul respiro, di nuovo rimaniamo perfettamente immobili per la durata di 5 respirazioni profonde da adesso. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Posizionate le mani sotto le ginocchia sulle spalle, allungate la schiena, sollevando la testa e allungandovi bene. Espirate, afferrate le caviglie da dietro e cercate di portare la fronte vicino alle ginocchia. Inspiro, mani sulle tibie. Espiro, mani sulle caviglie. Inspiro, mi allungo. Espiro, afferro le caviglie da dietro. Tra due, in. Es. L'ultimo, in. Es. Rilasso le braccia, piego le ginocchia, inspiro, mi alzo lentamente controllato, srotolo lentamente la colonna. Espiro. Vengo alla fine del tappetino. Abbasso la testa, il mento tocca lo sterno. Srotolo la colonna gradualmente, scendo lentamente, controllato, vertebra dopo vertebra,
Poggio le mani al suolo davanti ai piedi, quattro passi in avanti con le mani, cammino 1, 2, 3, 4, mi ritrovo in chaturanga, la postura della tavola, rimango immobile. Contrago bene gli addominali. Marisa, se ti fa male la schiena, non lo fare. Fallo sui gomiti, anche se è più difficile. Se vi fanno male i polsi, fatela sui gomiti. Anche se così contraete di più gli addominali. Scegliete voi. E rimaniamo ancora 10 secondi. Due, uno, un ginocchio e poi l'altro a terra, inspiro ed espirando, allungo la colonna portando la testa tra le braccia, mi allungo bene. Mi preparo per la postura della sfinge, scendo a pancia in giù e rimango sugli avambracci. Avvicino i gomiti al torace, gli avambracci sono paralleli tra di loro, le mani al suolo con le dita delle mani ben aperte. Inspiro ed espirando, spingo sui gomiti, raddrizzo bene la schiena, apro il torace, mantengo la testa in prolungamento alla colonna. Chiudo gli occhi e rimango per 5 respirazioni. Rilassate i glutei e la muscolatura delle gambe. Inspiro da ferma, scendo lentamente controllato, porto le braccia lungo i fianchi, il mento a terra, un bel respiro. I piedi sono sul dorso, li unisco. Incrocio le dita delle mani dietro la schiena, mi preparo per Sarvasana, la postura del serpente. Stacco le spalle, la testa, allungo le braccia, stacco le gambe e rimango in equilibrio. Sollevando bene le braccia e le gambe, mantenendo la testa in prolungamento alla colonna, mi ritrovo in Sarvasana. 5 respirazioni. Inspiro da ferma, espiro, rilasso tutto, il mento rimane a terra, le braccia si rilassano lungo i fianchi, rilassiamo per circa 10 secondi, inspirate ed espirate. Poggiate le mani sotto le spalle, spingete sulle braccia, alzatevi in quadrupedia inspirando ed espirando di nuovo, stirate la colonna. Unite le ginocchia e rimanete in Balasana, alla postura del bambino, così rilassate la schiena, lasciate le braccia rilassate, rilassate le spalle, la muscolatura intorno alla colonna vertebrale e abbandonatevi al suolo completamente.
Inspiro, mi alzo lentamente controllato, svuotando gradualmente la colonna. Espiro, torno in quadrupedia e facciamo quattro gatti. La postura del gatto e della mucca. Ginocchia divaricate quanto i fianchi, le mani sotto le spalle. Espiro, inarco la schiena, guardo l'ombelico. Inspiro, guardo il soffitto. Due, in. Tre, in. Quattro. Rimango in posizione neutra col bacino, stacco il braccio destro, lo distendo in avanti, stacco la gamba sinistra, porto braccio e gamba parallela al suolo, allungo bene sia la gamba sia il braccio, immaginando di nuovo che sono due forze opposte, contraggo leggermente gli addominali e rimango immobile. Rimango, 10, punta, tacco, punta il piede sinistro, fletto il piede, tacco, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rilasso, torno in quadrupedia, inspiro, ed espirandomi allungo, solo per rilassare un pochettino il polso della mano sinistra e la schiena. Mi alzo lentamente, inspirando, e torno in quadrupedia. Stacco la gamba destra, la distendo all'indietro, il braccio sinistro si distende in avanti, il palmo della mano sinistra non è orientata verso basso, è orientata verso l'alto, il pollice verso il soffitto, la testa in prolungamento alla colonna, rimango immobile. Dieci, punta, tacco, punta, flex, punta, flex, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, torno in quadrupedia, inspiro, ed espirandomi allungo. Inspiro, mi alzo lentamente, srotolo gradualmente la colonna, espiro, scendo sul fianco e distendo le gambe in avanti. Mi preparo per le pinze, moleggio un pochettino, riscaldo la colonna e realizziamo Paschimottanasana, la postura delle pinze. Maneggiate. Una postura che distende la zona lombare e migliora la flessibilità della colonna. Fletto i piedi con il medio e l'indice, afferro gli alluci, inspiro, allungo la schiena, espiro, scendo lentamente in avanti, con le mani tiro gli alluci, lascio le braccia rilassate e la testa libera, non la mantengo sollevata, la lascio cadere, inspiro da terra. Espiro, scendo un po' di più. Inspiro. Espiro, scendo. Quando arrivo al massimo, mi fermo, rimango immobile, 5 respirazioni da destra. Focalizzate la mente sul respiro.
avanti, lasciamo il braccio, inspiriamo, ci alziamo lentamente contro il lato, espiriamo, poggiamo le mani al suolo. Sdraiamo in posizione supina, lentamente scendiamo. Distendiamo le gambe, rilassiamo le braccia. Portiamo il ginocchio destro al petto, afferrandolo con le mani e rimaniamo in Ardha Pavana Muttasana. Inspiro la ferma, espiro, avvicino il ginocchio al petto. Allungo bene la colonna e il tratto cervicale. Non inarco la schiena, non porto la testa sulla sommità, mi allungo bene e premo il ginocchio contro il petto. Rilasso, livello fisico, mentale. Porto le ginocchia a tavolino, inspiro con un cambio veloce, cambio gamba. Inspiro da ferma, espiro, premo il ginocchio sinistro questa volta e lo mantengo. Rilassate le gambe, non mantenete le gambe tese. Rilasso, distendo le gambe, rilasso le braccia, un bel respiro. Mi preparo per Setu Bandhasana, alla postura del ponte. Fletto le ginocchia, avvicino i talloni ai glutei. Le gambe sono leggermente divaricate quanto il bacino. Questa volta non afferriamo le caviglie, lasciamo i palmi delle mani orientate verso basso. Inspiro, piccola retroversione del bacino, salgo col bacino, srotolo la colonna, salgo in ponte, piano piano, piano piano, arrivo su. Spingo bene il bacino verso l'alto, contraggo i glutei. Cerco di avvicinare bene lo sterno al mento, le spalle sono bene al suolo, mi tengo con le mani per spingere il bacino, spingo anche con le mani. In questo modo il bacino viene spinto verso il soffitto. Contravo tutto e rimango per 5 respirazioni da adesso. Inspiro da ferma, espiro, scendo molto lentamente, gradualmente, avvicino prima la zona mediana della colonna e solo dopo la zona lombare e rimango così perché adesso mi preparo per salire in ponte più veloce. Inspiro, salgo, espiro, scendo, due, in, salgo. Spingo, contraggo in alto il bacino, contraggo i glutei e poi scendo. Via, 10, in su, es giù, 4, in, es, 5, in, es, 6, es, 7, giù, 8 su e giù, 9 e giù, 10 e giù. Porto le ginocchia al petto, le afferro con le braccia, appoggio i palmi delle mani sul gomito opposto. Rimango in Pavana Muttasana, la variante completa.
Avvicino le ginocchia, non ancorarci, non incrocio i piedi. Allungo di nuovo il tratto cervicale, devo sentire la colonna al suolo per tutta la sua lunghezza. Se non riesco con le braccia incrociate, afferro solo le ginocchia con le mani e le spingo verso il torace. Rimaniamo immobili, focalizziamo la nostra attenzione sul respiro. Inspiro dal naso, espiro dal naso. Molto bene, distendiamo le gambe lentamente, una alla volta, e rilassiamo le braccia lungo i fianchi. Fate un bel inspiro. Ci prepariamo per il rito tibetano, che solleviamo le gambe a 90 gradi, il secondo. Quindi i palmi delle mani orientate verso basso. Stacchiamo le gambe, le portiamo a 90 gradi, contemporaneamente stacchiamo la testa e le spalle, inspiriamo. Espirando, premo sulle mani, porto le gambe all'indietro, se no le mantengo a 90 gradi. Inspiro, riporto le gambe a 90 gradi o rimango con le gambe a 90 ed espirando abbasso le gambe lentamente, controllato, non tocco il pavimento, inspiro, ritorno su. Espiro, l'arrotolo, porto le gambe all'indietro se riesco, se no rimango a 90. Inspiro, riporto le gambe a 90, rimango. Espiro, scendo, piano, piano. Controllo la discesa, inspiro sulle gambe, sulla testa, sulle spalle. E vado all'indietro. Srotolo lentamente la colonna, riporto le gambe a 90 gradi. Espiro, scendo lentamente, controllato, i piedi sono a punta, inspiro su, espiro all'indietro, inspiro, srotolo, espiro, abbasso, 4, in, ne facciamo 10, es, in, srotolo, es, abbasso, 5, contraggo gli addominali sulla testa, sulle gambe, e sali indietro. In, srotolo, e scendo. 5, in, su, e sali indietro. In, srotolo lentamente, e discesa controllata delle gambe. 6, in, su, es, arato, in, srotolo, es, scendo, ancora 4, 7, in, es, in, es, 3, in, es, in, es, 2, in, es, in, es, e l'ultimo, in, es, in, es, sempre discesa controllata, anche se è l'ultimo. Piano, mi rilasso, inspiro, respiro. Inspiro da ferma, espiro, ruoto la testa a destra. Inspiro, ritorno, espiro, ruoto la testa a sinistra. Inspiro, espiro, così via per un paio di volte.
ritorno al centro, metto le ginocchia, le porto al petto e mi dondolo lateralmente la zona lombare. Dondoliamo avanti e indietro, 5 dondoli, massaggiamo la colonna per tutta la sua lunghezza. E l'ultimo, incrocio le gambe, lascio cadere la testa in avanti, un mezzo cerchio verso la spalla destra, inspiro qui, espiro, mezzo cerchio sul petto, inspiro. Mezzo cerchio sul petto, cambio, ancora due, in, es. Vediamo che ore sono, bene, abbiamo ancora un pochettino di tempo, veniamo sulle ginocchia per il prossimo rito. Divaricate le gambe quanto il bacino. Con le mani afferrate i glutei, i piedi sono sul dorso o anche sulla punta se preferite. Espiro, abbasso il mento in avanti. Inspiro, apro il torace, lascio cadere la testa indietro, inarco la schiena, curvo gradualmente la colonna vertebra dopo vertebra. Il peso del corpo rimane sulle ginocchia, torno espirando. Inspiro, due. Lentamente. Tre. In. 4, es. 5, in. Rimanete con il peso del corpo sulle ginocchia. 6, in. 7, in. 8, in, 9, in, 10, inspiro, torno sulle ginocchia, avvicino i glutei ai talloni, allungo la schiena. Avvicino le ginocchia se riesco, se non lascio le gambe divaricate, poggio gli avambracci al suolo, la fronte al suolo e mi ritrovo in yoga mudra, il gesto dello yoga. Rilasso la colonna, rimango per circa 20 secondi perfettamente rilassata e immobile. Mi alzo lentamente, controllo gradualmente la colonna. Espiro, rimango con gli occhi chiusi, con le mani che riposano sulle ginocchia, due bei respiri. Bene, scendiamo sul fianco e distendiamo le gambe in avanti, ci prepariamo per il prossimo rito tibetano. Distendo le gambe, poggio le mani vicino ai fianchi con le dita delle mani orientate verso le dita dei piedi. Fletto i piedi, fletto il mento, fletto la testa e espiro. Inspiro, spingo sui talloni, sulle braccia, mi alzo in ponte. Espiro, ritorno col bacino tra le mani, i piedi rimangono fissi. Via, in, su, es, giù, due, in,
S. Quando sono su, contraggo i glutei e cerco di portare le gambe in tronco in linea. Torno, lascio la testa cadere se non soffro di ipertensione, se no la mantengo in prolungamento alla colonna, se no la lascio cadere. Scendo. 5, in. S. 6. S. 7. S. 8. S. 9. S. 10. Scendo e mi rilasso. Mi distendo, rilasso le braccia, chiudo i pugni e li rotto, rilasso i polsi. Faccio delle rotazioni in un senso, poi nell'altro. Porto le ginocchia al petto, mi dondolo un pochettino. Dondoli avanti e indietro, dopodiché veniamo pancia in giù per realizzare l'ultimo rito. Bene, pancia in giù, piano piano. Posizioniamo i palmi delle mani sotto le spalle. Divarichiamo le gambe quanto il bacino. Siete pronti? Partiamo. Lo conoscete già? Cane a testa in giù. Via, spingo sulle braccia. Mi sollevo, realizzo con il corpo la forma di una V. Porto la testa tra le braccia, guardo l'ombelico, inspiro, espiro, scendo, cane a testa in giù. Due, in, spingo, allungo bene la schiena. E stare su. Re. S, controllate il movimento. 4, in, testa tra le braccia, allungo bene la schiena, il coccige è spinto verso il soffitto. E scendo, guardo in alto. 5, allungo. Scendo. 6. Sette. Otto. Nove, espiro. Inspiro. 10, es. In. Mi aiuto dalla forza delle braccia, scendo lentamente controllato, poggio il mento a terra, rilasso le braccia, rilasso le gambe. Un bel respiro. Tiriamo la colonna, inspiro, quadrupedia. Espiro, mi allungo. Srotolo lentamente la colonna, mi alzo, inspiro, espiro, rilasso. Rimango sulle ginocchia o con le gambe incrociate come preferisco. Allunghiamo un po' la muscolatura delle braccia. Distendo la mano destra in avanti, le dita delle mani orientate verso il soffitto. Afferro le dita con la mano sinistra e tiro verso di me. Mantengo il braccio teso. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, ruoto il palmo verso basso, le dita verso basso, tiro, allungo, 5, 4, 3, 2, 1,
Afferro il braccio destro con il braccio sinistro, incrocio, spingo lateralmente il braccio destro, allungo la spalla. Cinque, quattro, tre, due, uno, sollevo il braccio destro in alto, fletto il gomito, poggio la mano sulla schiena, con la mano sinistra afferro il gomito, tiro lateralmente, allungo il tricipite, non modificate la posizione della testa, cinque, quattro, tre, due, uno, rilassate il braccio destro, fate un bello respiro. Cambiamo il braccio, distendo la mano, il braccio sinistro, le dita orientate verso il soffitto, afferro, tiro. 5, 4, 3, 2, 1. Ruoto la mano verso basso, tiro le dita verso di me. 5, 4, 3, 2, 1. Incrocio le braccia, spingo il braccio sinistro lateralmente. 5, 4, 3, 2, 1, dai fiore, il braccio sinistro in avanti, il braccio destro incrocia il sinistro e con il braccio destro spingo, bene, con il braccio sinistro, la mano sulla schiena, con la mano destra afferro il gomito sinistro, tiro il gomito dietro la testa, senza modificare la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Le mani sulle ginocchia. Inspiro. Rotazione, torsione verso destra. Inspiro da ferma. Espiro, ruoto a destra. La mano sinistra afferra il ginocchio destro. La mano destra è al suolo. Espiro dalla bocca quando ruoto profondamente per svuotare i polmoni. Inspiro al centro. Espiro, ruoto a sinistra, dalla bocca svuoto bene i polmoni. In. Es. In. Es. Ancora due. In. Es. L'ultimo. In. Es. Torno al centro e vedo che siamo arrivati alla fine della lezione, quindi vi ringrazio e vi saluto. Namaste. Buon fine settimana a tutti. Ci vediamo lunedì sera. Ciao ragazzi. Ciao Maria Pia. Ciao Corrado. Ciao Fiore. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buon fine settimana. Grazie. Parlavo di tanto. Ciao. Ciao. Sì, ciao. Sì, ciao, ciao, ciao Dana. Ciao, ciao Corrado. Ciao. Ciao. Ciao Fiore. Ciao. Bene, alla ciao. Prossima. Ciao. 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 Chirico. Ci sentiamo.